Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Adesso, come anticipato, c'è la politica ragusa, lavori a rilento nelle commissioni consiliari. Questa è la denuncia che arriva dai gruppi di opposizione. Tra le altre cose, la sesta commissione, ancora come ricorderete, è senza un presidente, mentre il regolamento, alquanto contorto, ha consentito alla minoranza di essere maggioranza in ogni singolo organismo consiliare, motivo per cui i provvedimenti dell'amministrazione non vengono affrontati. Ma vediamo il servizio. L'amministrazione comunale di Ragusa va a rilento nel lavoro delle commissioni. L'opposizione, o per meglio dire le opposizioni, vanno all'attacco a proposito delle sedute degli organi consiliari. La mancata convocazione delle commissioni permanenti è stato oggetto infatti di quasi tutti gli interventi da parte delle opposizioni, riunite ieri pomeriggio a Palazzo dell'Aquila per una seduta ispettiva del Consiglio Comunale. I lavori sono stati anticipati da un minuto di silenzio per commemorare i 13 migranti morti nelle acque di Sampieri e si sono protratti tra comunicazioni dei consiglieri e risposte da parte dell'amministrazione per circa 4 ore, in particolar modo a tenere banco e ancora la sesta commissione che non ha un presidente. Attraverso una comunicazione scritta, infatti, il presidente del Consiglio Giovanni Iacono ha informato i colleghi consiglieri che la commissione in questione è ferma poiché il Movimento 5 Stelle ha presentato, alla luce del passaggio al gruppo misto del consigliere Lisa Marino, alcune eccezioni in merito al criterio interpretativo del regolamento a proposito della composizione delle commissioni. In effetti, il regolamento delle commissioni a Ragusa è quantomeno anomalo, poiché consente alle opposizioni, in netta minoranza in consiglio, di essere maggioranza nelle commissioni. In realtà, la precedente amministrazione di Pasquale aveva deciso di modificare lo statuto in nome dei tagli dei costi alla politica, modifiche che però non sono mai entrate in vigore. E così oggi, con la presenza di tanti gruppi consiliari formati da un solo consigliere, si registra la presenza di ben 17 componenti con il relativo gettone di presenza per ogni singola commissione, alla faccia del risparmio. Ma ritornando all'attuale consiglio comunale, è indubbio che i lavori stiano procedendo a rilento, nonostante i numeri di cui può godere l'amministrazione Picitto, mentre, fin quando non sarà cambiato il regolamento delle commissioni, la situazione resterà ingessata, soprattutto nella sesta, ancora orfana del presidente. E restiamo ancora a Ragusa, la giunta municipale ha approvato come proposta per il consiglio comunale una delibera con cui si decide di istituire un registro amministrativo delle unioni civili presso il comune del capoluogo. Con lo stesso atto è stato approvato anche il regolamento comunale delle unioni civili, che è composto da 6 articoli. In particolare l'articolo 3 specifica che possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni di sesso diverso o anche dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel comune di Ragusa, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e motivi di reciproca assistenza morale e materiale. L'articolo 5 prevede invece che il cessare della situazione di coabitazione e di residenza nel comune determina la cancellazione dal registro. E ci spostiamo adesso a Vittoria, giorni. Partirà la nuova gestione di raccolta dei rifiuti, l'AMIU va in soffitta e sarà sostituita dalla SAP di Agrigento. Domani mattina il vice sindaco Filippo Cavallo terrà una conferenza stampa per illustrare alcune importanti novità. Cambio della guardia nella gestione dei rifiuti a Vittoria. È arrivato il momento di mandare in soffitta l'AMIU. È stata fissata per venerdì prossimo la consegna dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dell'AMIU alla SAP di Agrigento. Una proroga chiesta dalla stessa azienda ha permesso di avere il tempo di organizzare il lavoro, considerato anche il fatto che sono terminate da poco le visite mediche ai 51 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da venerdì dunque partirà il servizio di raccolta dei rifiuti nella città ipparina, con una svolta sicuramente epocale che metterà la parola fine alla lunga e travagliata storia dell'AMIU. A questo proposito, domani mattina il vice sindaco ed assessore all'ecologia Filippo Cavallo terrà a Palazzo Iacono una conferenza stampa nella quale annuncerà le principali novità che riguardano il passaggio di consegne. Capitolo a parte è quello della raccolta differenziata e anche in questo caso ci sono tante aspettative, con l'auspicio che possa veramente partire. Di certo sarà necessaria una prima fase di start-up, durante la quale saranno informati i cittadini, poi si passerà alle altre fasi con la distribuzione delle modalità di raccolta. E parliamo adesso del sequestro delle strutture turistiche Marispica e Baia Samuele. CGIL e CISL e UIL hanno chiesto risposte al governo regionale per i 300 dipendenti ancora in attesa del posto di lavoro. È una situazione che cerca delle risposte, quella dei villaggi vacanze Baia Samuele e Marispica, posti
posti sotto sequestro giudiziario il 19 gennaio scorso. Sono infatti 8.300 dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, fra la quasi totale indifferenza. In questo senso sono state le CGL, CISL e UIL le prime a muoversi, e grazie alla loro iniziativa e quella dei sindaci e dei consigli comunali di Ispica, Scicli e Pozzallo, una delegazione è stata ricevuta dal presidente Crocetta e dall'assessore al lavoro il 19 luglio scorso. Quello che si è chiesto allo stesso Crocetta è quello di ritrovare una soluzione, magari cercando un dialogo con la Procura Generale di Catania, in maniera tale da accelerare i tempi per una risoluzione della vicenda giudiziaria. Il presidente Crocetta quindi si è impegnato a convocare entro pochi giorni un tavolo tecnico presso l'assessorato al lavoro per trovare forme di sostegno al reddito per i dipendenti che avevano perso il posto di lavoro. Un tavolo tecnico che però non si è mai tenuto per l'indisponibilità dell'assessore Bonafede, nonostante fosse stato convocato per ben 3 volte. Proprio per questo motivo CGL, CISL e UIL hanno preannunciato iniziative di lotta contro l'indifferenza mostrata dal governo regionale nei confronti di queste persone che anche alle soglie della stagione turistica 2014 sono ancora rimasti senza lavoro. Adesso lo sport con il calcio, situazione ancora nel caos per il Ragusa. Questa volta a dare le dimissioni è stato il tecnico Gianfranco Bellotto. Al suo posto è subentrato il giovane esordiente Simone Rughetti. Intanto oggi pomeriggio il Comiso recupera la partita contro il Ribera, sospesa 2 domeniche fa per impraticabilità del campo. Mancavano solo le dimissioni del tecnico Bellotto a far precipitare ancora di più nel caos la situazione del Ragusa. L'allenatore veneto è già ritornato a casa dopo neanche un mese condotto alla guida degli Iblei. Una situazione diventata ormai insostenibile quella in cui si trovava Bellotto, con una società che praticamente non esiste più dopo la dimissione in massa dei dirigenti e un presidente assente. La decisione è arrivata dopo la sconfitta di domenica contro la città di Messina. Al suo posto è stato già contattato l'esordiente Simone Rughetti. Per il giovane 28enne romano, come detto, si tratta dell'esordio di allenatore. Dalla grande esperienza di Bellotto si passa dunque all'entusiasmo e alla voglia di fare di Rughetti, da capire se il cambio possa funzionare e far uscire fuori il Ragusa da questa crisi. Rughetti è il terzo tecnico del giro di 3 mesi, arrivato alla guida degli azzurri, dopo Antonio Germano e lo stesso Bellotto. Il presidente, inoltre, poco prima della gara contro Città di Messina, ha assunto Marcello Martucci come direttore sportivo. Quello che si augurano sia i giocatori che i tifosi è venire fuori da questa situazione e provare a trovare un po' di stabilità. Passando a Comiso, oggi i ragazzi dirigenti affrontano nel recupero il Ribera. La gara, infatti, era stata interrotta 2 domeniche fa per impraticabilità del campo, sul risultato di 1-0 per gli agrigentini. Oggi invece si ripartirà dal primo minuto sullo 0-0, una buona occasione per i Verderangio per cercare di fare i primi punti in trasferta e dare slancio alla propria classifica. E con lo sport termina qui il nostro DG, vi ricordo come sempre che potete seguirci anche sul nostro sito internet freetvline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.